Buongiorno, oggi siamo in compagnia veramente di uno degli attori più affascinanti del cinema italiano, il biondissimo Gaspar Cappaoni. Ecco, quello sicuro. Allora, quella è l'unica cosa certa che... In una serata dedicata alla bellezza, Miss Universe. Quindi ecco, siamo qui in attesa di sapere quali sono i canoni. No, più che le candidate, che le scopriremo a breve. E secondo te, una donna, per essere veramente definita bella, che cosa deve avere? Qual è il tris di qualità imprescindibili? Guarda, fino adesso con mia moglie, mentre veniamo qua, stavamo discutendo proprio su questo. Sì. Quali possono essere le caratteristiche che, diciamo, fa di una donna, no, l'emblema della bellezza? Lo sai che non siamo riusciti a capirlo ancora. Ma secondo te qualcosa che la rende magari diversa da... dalla massa, via. Diciamo che c'è una luce, c'è qualcosa che non si può identificare con un colore di un occhio, che colorante. C'è una luce in quella persona. Quando emani quella luce, hai quel quid in più. Poi la bellezza è ovvio, è anche, tra virgolette, opinabile, no? Cioè, chi ama, non so, una persona bionda, chi lo scura, chi l'amora e quant'altro, però io credo che poi alla fine ci si metterà d'accordo su quella che è la personalità, anche quel fascino che c'è in più e che la rende particolare. È vero, quel qualcosa in più. Quindi un messaggio a tutte le ragazze: distinguetevi, non omologatevi, perché in effetti poi si scopre che magari uno fa tanta fatica e gli uomini invece apprezzano proprio quella cose luce. Cose molto più semplici. Esatto. A presto, continuate a seguirci e iscrivervi al canale. Ciao ciao, grazie.